genitori hanno un vissuto, hanno, come tutti noi, esperienze. Hanno esperienze vissute direttamente, hanno esperienze culturali. Si tratta di schiacciare il pulsante di modo che questa memoria affiori e diventi corpo, diventi azione, diventi gesto. Io non credo che questo sia possibile farlo imponendo. È possibile convincere gli attori, è possibile, come dice la volpe al piccolo principe di Saint-Exupéry, addomesticare, ecco, creare dei legami affinché si crei la confidenza sufficiente a far emergere la memoria, a far emergere le esperienze. Quello che mi interessa è creare un gruppo che, in quanto collettivo di persone, attraverso il respiro comune, attraverso l'ascolto reciproco degli attori tra loro, ma anche degli attori con il regista, che è il primo spettatore. Abbiamo sempre paura dell'ignoto, dello sconosciuto, di quello che non conosciamo, ma il teatro deve creare momenti di imprevedibilità. Io voglio degli attori sinceri in scena che dicano le cose, non che recitino. Io chiedo sempre di essere presenti, e essere presenti significa guardare vedendo quello che guardiamo e ascoltare sentendo quello che ascoltiamo. E quello che mi interessa molto è che gli attori parlino non al pubblico, ma con il pubblico. L'idea di utilizzare la nostra professione, non dico per cambiare il mondo, che sarebbe un po' velleitario, ma per cambiare le nostre condizioni di vita e possibilmente per un paio d'ore anche le condizioni di vita del pubblico che viene a vederci, beh, questo è, credo, quello che ci rimane e quello che vogliamo far continuare. Io ancora oggi, quando faccio uno spettacolo, mi chiedo sempre se questi soldi non era meglio darli ai poveri, insomma. Io penso di fare un teatro più che povero, che era una definizione di Grotowski a cui tengo molto, sono molto affezionato, ecco, però sobrio. Io credo che oggi sia di nuovo possibile raccontare storie. Allora, viviamo affogati nell'informazione, ma l'informazione ci cade addosso come una pioggia, ma noi abbiamo l'impermeabile, abbiamo l'ombrello. Quando l'esperienza è narrata da qualcuno che l'ha vissuto, o comunque da qualcuno che la conosce e che la approfondisce, ecco che allora riusciamo a capire che cosa veramente succede. Se no, finché siamo semplicemente informati, le cose ci passano addosso, ci scivolano addosso e non abbiamo una vera percezione della realtà. Il coraggio in questo momento credo sia tenere le antenne dritte e cercare di stabilire dei principi essenziali di realtà, di verità. È molto difficile, però è l'unica possibilità, perché quello che stiamo vivendo è una rimozione della realtà, una edulcorazione della realtà. Viviamo in una nebbia in cui tutto diventa uguale. Nello stesso luogo, una periferia urbana, l'avere vissuto questa esperienza di difficoltà credo che ci abbia molto, molto uniti e credo che si veda nel nostro teatro. È come una sorta di simbiosi, dal racconto reciproco nascono le storie. Non è tanto importante il momento in cui ci ritroviamo in teatro, perché tra 15 giorni si va in scena, è importante tutto quello che facciamo prima. È veramente una virtuosa della voce e del corpo, e dall'altra parte però questo virtuosismo è sempre messo a disposizione del senso, ecco, e questo
Questo mi interessa molto, mi piace molto. Quello che mi interessa adesso del lavoro con Laura Curino è cercare di riprendere certi caratteri originari di lei come attrice, che sono la fisicità, per esempio. Noi abbiamo raccontato storie, questo ci è molto concentrato sulla parola, però lei ha una straordinaria fisicità. Ecco, allora mi piacerebbe che questo spettacolo su Mattei fosse uno spettacolo danzato, in cui la Curino balla. Quella è stata la tua reazione alla proposta di Vacis di fare uno spettacolo danzato. No, mi piace tanto, mi piace moltissimo il lavoro di comunicazione che passa attraverso il disegno nell'aria. Poi c'è anche il disegno nelle onde, che sono le parole, ma certo, il disegno dell'aria, del corpo è bello. Molto bella come immagine. Vacis nell'intervista ha veramente messo sul piatto tantissimi argomenti, dalla sua idea... quello devono fare i registi. Certo, dalla sua idea di teatro sobrio, bella anche quella come espressione. Mi ha colpito molto anche questa affermazione che ha fatto... quando parlava del fatto che siamo affogati nell'informazione, mi ha ricordato immediatamente una famosa frase di Thomas Stearns Eliot, il poeta insomma inglese, che diceva dov'è, tra le altre cose, diceva, era molto più lunga la sua citazione, però a un certo punto diceva: dov'è la conoscenza che abbiamo perso con l'informazione? Può il teatro aiutare a recuperare questa conoscenza? Faccio una domanda retorica, se te lo chiedo. Il teatro può fare una specie di setaccio. Può fare una specie di setaccio, questo sì. Può, è anche di decantazione del senso. Il senso viene decantato, anche perché noi dobbiamo provare, dobbiamo passare lungo tempo sullo stesso concetto. L'informazione invece, per definizione, sta sulla notizia, deve bruciare. Noi però abbiamo questo privilegio. C'è una mia amica che tutte le volte viene a teatro e dice: sa, cosa... tu hai tutto sto tempo, devi dirmi cosa devo pensare. Naturalmente lei scherza, no? Dice: c'è sto privilegio, dimmi cosa devo pensare. Lei scherza. Un po' scherza, un po' no. Dice: che cosa hai pensato oggi? Mi chiede. E ci si prova, insomma.